TV Radicale, seconda giornata del congresso di Radicali Italiani. Stiamo con Marco Belelli che è reduce da una presentazione di modifica statutaria e di una mozione particolare. Sono molto importanti e riteniamo appunto giusto che ne possa illustrare anche qua su TV Radicale. Di che si tratta? Cominciamo dalla modifica statutaria. Allora, la richiesta di modifica statutaria, se sarà sottoposta a votazione, perché naturalmente io mi aspetto tentativi per impedire che sia messa in votazione, se questi tentativi verranno neutralizzati e la proposta sarà presentata, ha per scopo la creazione di un organo di garanzia interno per proteggere gli iscritti radicali e per proteggere anche ogni singola associazione radicale, sia territoriale sia tematica. Proteggere da che cosa? Da possibili prevaricazioni da parte di organi del Partito Radicale o di dirigenti radicali o di altri iscritti radicali. Sono possibili, uno potrebbe chiedere, sono possibili queste prevaricazioni? La risposta è sì, certo che sono possibili. Pochi minuti fa io ho illustrato ai presenti per il caso LEP, di cui la televisione libera radicale che tu mandi avanti già si era occupata. Ho spiegato cos'era successo alla LEP, come la LEP sia stata strapazzata e semidistrutta dagli interventi illegittimi, antistatutari di Michele De Lucia e di Mario Staderini. Ne hanno fatte di cotte e di crude, hanno violato lo statuto, eppure la LEP, in assenza di organi di garanzia interna, non ha potuto fare molto, perché ha chiesto al Comitato Nazionale di essere ascoltata, ma il Comitato è manipolato e controllato da due o tre persone. Non è stato ascoltata, nonostante che ben tre membri del Comitato avessero chiesto l'audizione, vale a dire Claudia Sterzi, Paolo Musumeci e Giampiero Buscaglia. La LEP si è trovata davanti ad un muro di gomma. L'ultima carta da giocare era venire al congresso, denunciare questo grave fatto al congresso, e io l'ho fatto perché come segretario della LEP avevo il dovere di farlo. Spero di esserci riuscito, ma questo lo vedremo col tempo. Ma se ci fosse stato un organo di garanzia, che è l'oggetto di una delle due diciamo mozioni che io presenterò o che vorrei presentare, a quel punto mi sarei rivolto all'organo di garanzia. Avrei detto: signori, io vi denuncio questa violazione dello statuto, io accuso Michele De Lucia e Mario Staderini di avere gravemente violato l'etica radicale, gli interessi dell'associazione radicale, e via discorrendo. Loro naturalmente avrebbero portato degli elementi a discolpa. Poi l'organo di garanzia, quindi un giudice terzo, avrebbe valutato e deciso. Questo per quanto riguarda la mozione particolare per l'introduzione dell'organo di garanzia. L'altro documento, quello che hai anche tu, è fondamentalmente una richiesta per l'introduzione delle primarie radicali. Cosa vuol dire? Vuol dire che in caso di votazioni, comuni, province, regioni, Parlamento nazionale, quindi ad ogni livello, ovunque sia possibile, tendenzialmente in tutta Italia, questo è ovvio, ma se non fosse possibile in tutta Italia, comunque, ovunque sia possibile, i radicali organizzeranno, un po' come ha fatto il Partito Democratico, delle primarie. In un giorno X i cittadini andranno a scegliere i propri candidati per le liste radicali, sia che i radicali si presentino da soli, sia che i radicali si presentino in alleanza, perché comunque sono quelli che si presenteranno in quelle liste o autonome o composite, sono comunque esponenti radicali. Andranno a votare i cittadini, iscritti e simpatizzanti, dovranno fare un'offerta come si fa in questi casi, dovranno firmare una dichiarazione
di appartenenza all'area, diciamo, ideologica radicale, e ovviamente non potranno essere iscritti a forze politiche che siano antagoniste, perché la cosa sarebbe assurda. A quel punto si procederà, i cittadini voteranno, è una cosa importantissima, perché vuol dire coinvolgere i cittadini, non solo pochi radicali iscritti, ma tutti i cittadini potenzialmente radicali o almeno vicini all'area radicale, coinvolgere in questo grande processo. E a mio avviso questo può portare molti consensi, nuovi consensi, magari anche consensi di persone che non andrebbero a votare o che voterebbero per altri partiti, che si sentirebbero spinti a dire la loro. Questo è il mio intendimento, poi vedremo se questi documenti saranno accolti o non saranno accolti, o saranno più o meno boicottati. È chiaro che questo genere di proposte a chi dà fastidio soprattutto? Alla base? No, alla base no, assolutamente, perché questo genere di proposte aumenta considerevolmente il potere della base, lo valorizza, lo espande. Contrari in potenza possono essere solo alcune menti retrive e cieche, per così dire, al vertice, perché se tu introduci le primarie e se introduci un organo di garanzia per la tutela degli iscritti e delle associazioni, vuol dire che togli una fettina di potere, nel caso delle primarie anche una fettona di potere, al vertice. Questo è evidente, perché non potranno più riunirsi, mettiamo 10 persone in una stanzetta e dire adesso decidiamo noi chi va in Parlamento. Non potranno più farlo. Con le primarie saranno i radicali di tutta Italia che lo faranno. È un bel colpo per il potere dell'oligarchia, non c'è dubbio. Quindi faranno di tutto per non farle approvare, no? Però è un segnale, insomma. Marco, hai avuto la possibilità di ascoltare altri interventi interessanti o hai partecipato a qualche lavoro di commissione? Ma interventi interessanti... non che non ce ne siano stati, però il problema è che io, dovendo occuparmi di gestire questa operazione di raccolta di firme per questi due documenti, naturalmente sono stato molto, molto, però per esempio l'intervento di Spadaccia, molto problematico, intenso, mi è certamente piaciuto, anche l'intervento di Stanzani, molto appassionato, ammirevole anche il fatto che una persona di quell'età dimostri tanta grinta, tanta energia, tanto coraggio, diciamo, forza. Questo lascia ben sperare. Poi un'altra cosa che lascia anche ben sperare è il fatto che ci sono molti ragazzi che evidentemente si sentono attratti dalla tematica radicale. Sono loro poi che fra qualche anno dovranno in qualche modo mandare avanti la baracca, se la baracca ci sarà ancora, naturalmente, perché poi bisogna vedere, perché se poi Marco Pannella ascende lassù, se poi sparisce anche in Mabonino, come molti temono e come temo anch'io, non è da escludere, senza la presenza di queste due figure carismatiche, che crolli tutto, perché è difficile ipotizzare che qualcuno vada a votare portato al voto da, che ne so, Mario Stallerini, Michele De Lucia. Assolutamente, io non andrei mai a votare per supporto a un partito che si riconosce in queste persone. Io infatti ho concluso il mio intervento generale pochi minuti fa chiedendo proprio alla platea: ma voi comprereste un'auto usata da questi due soggetti? Io ho risposto alla mia domanda retorica, ho risposto: io neppure un monopattino. Quindi
Con questa domanda retorica concludiamo e ringraziamo Marco Belelli, gli auguriamo buon congresso e ovviamente buona fortuna per le sue mozioni. Grazie a voi. Ciao Marco. Grazie.